Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ci siamo pronti a rientrare in campo. Oggi si va in quel di Venezia. Dopo una grande e soprattutto importante vittoria in casa contro il Frosinone, oggi siamo pronti ad andare nella Laguna, affrontare questo Venezia e cercare di portare tre punti importantissimi a casa. Calcio mercato chiuso, innesti fatti, Schiattarella, Simi, Veseli, Kubica e via dicendo, non me li ricordo adesso tutti, scusatemi. Quindi un calcio mercato che alla fine si è alzato e di molto di livello. Quindi dobbiamo dare il tempo che questi giocatori entrino in forma per farli entrare in campo. Quest'oggi che cosa vedremo? Sicuramente il mister apporterà qualche cambio. Ci sarà un innesto sicuro perché Barba, come ben sapete, è stato venduto al Pisa. E quindi nulla ragazzi, saremo a vedere una partita importante per noi, perché il morale è alto e soprattutto speriamo di vedere quel pizzico di gioco e di qualità in più che ci aspettiamo. Che dire più? Incrociamo le dita e noi ci vediamo a fine partita per le conclusioni. Eccoci qui ragazzi, partita terminata. Chiudiamo la partita sul 2-0. Come ho detto all'inizio, qualche cambio si aspettava dal mister, infatti Veseli è partito al primo minuto. Direi una buona prestazione per essere la prima. Purtroppo un primo tempo, dobbiamo essere onesti, noiosissimo, brutto, veramente bassa qualità, anche se il Benevento è stato superiore al Venezia nel primo tempo. Nel secondo ovviamente tutti ci si aspettava un qualcosa di diverso, perché comunque nonostante il 3-5-2 sta dimostrando che forse in questo momento per i giocatori che abbiamo è il modulo più adatto a noi, però non esprimiamo al meglio il nostro gioco, soprattutto nel reparto di centrocampo, che anche quest'oggi ha dimostrato tante criticità, soprattutto l'assenza di Viviani. Il mister schiera Campora con Teglio e Karic, che comunque sono due incontristi. La sfortuna ha voluto che accanto a Teglio mette anche Fulon sulla fascia, che insieme, con tutto il bene, ma no, non va, e spero che il mister rivedrà questa cosa nelle partite future. Però nonostante tutto, il primo tempo lo concludiamo sullo 0-0 immeritatamente, perché il primo tempo in questo baraonda di caos e gioco veramente scarso c'è un rigore netto per il Benevento, e io non capisco come si va dal VAR a rivederlo e non si dia, cioè il giocatore del Venezia allarga palesemente il braccio prendendola qua e leva il pallone vedendolo dove arriva, cioè è anche volontario, non è involontario, e poi alla fine non viene dato il rigore. Va bene, comunque 0-0, entriamo nel secondo tempo, un Benevento più cattivo, più tra virgolette voglioso di mettere quella palla in rete, e grazie anche a una disattenzione del difensore del Venezia la Gumina la butta dentro. E da lì è cambiato, un Benevento più sicuro, entra Kostupias, entrano Simi, entra Ciano, e Kostupias appena entrato la butta in rete ragazzi, quindi una voglia di chiudere e vincere questa partita alla fine c'è stato. Col tempo secondo me questi nuovi innesti, questi giocatori nuovi daranno tante soddisfazioni. Giustamente gli dobbiamo dare anche un po' il tempo a chi è appena arrivato, come Simi, Chan, Veseli, Kubica e via dicendo. Per il resto niente, in prota quest'oggi adattato come al solito. Io non so perché il mister usi in prota come giocatore adatto a qualsiasi ruolo, cioè lo adatta dove vuole. Purtroppo quest'oggi è stato tanto penalizzato, nonostante abbia fatto una grande prestazione, però in quel ruolo, anche se l'ha ricoperto nelle passate stagioni, però il suo ruolo naturale è un altro. Detto ciò, portiamo questi tre punti importantissimi a casa, siamo tutti contenti, fateci sapere la vostra sotto i commenti, e niente, un bacione a tutti, e con la pioggia e con il vento, sempre forza, Benevento, ciao!